Sì, vabbè, io le spiegazioni tecniche penso che siano state date, perché tante volte negli interventi dei consiglieri si buttano ombre, si adombrano cose che come dire, non hanno un fondamento giuridico. Si dice, ma forse nel caso in cui, adesso se voi volete rispondere atti e commi alla mano rispetto a quello che ha detto il dottor Barani, ben volentieri. Diversamente, quello che viene fatto è cercare di, beh, in politica ci sta, non è che non vi capisco, di fare un po' di terrorismo, di dire noi avremmo fatto meglio perché noi saremmo stati comunque meglio. Ma detto questo, che lo comprendo, ma volevo rispondere a un po' di domande che esulano un po' dalla delibera, ma che sono uscite durante la discussione. Prima di tutto volevo rivolgermi alle persone in sala, alle persone sia del Teatro Europa, visto che è arrivato anche il Teatro al Vicolo, quindi sono rappresentate entrambe le realtà. Al di là di quello che alcuni vogliono far passare e al di là di quello che potete pensare, perché ovviamente quando c'è di mezzo un'incertezza sarebbe forse meglio non averla, ma secondo me non dovete essere spaventati. Rispetto alla storia che rappresentate, al territorio che conoscete e alle iniziative che fate, di cosa dovete essere spaventati? Io trovo che sia questo un po', come dire, tante volte in Italia un po' scoraggiante, se prima si parlava di coraggio, il fatto che non si voglia mettersi in discussione, non ci si voglia mettere in discussione, o comunque far vedere quanto si vale. Ottenere quindi una concessione che se non mi sbaglio è quinquennale, adesso non mi ricordo quant'è, da stabilire, ancora meglio, però che quindi si rende stabili ed evidenti al di là di tutto. Io non penso che siamo impazziti perché, come dicevano prima alcuni consiglieri di maggioranza, tanti altri comuni hanno già fatto questa scelta, imposta, non imposta, l'hanno già fatta. Noi non possiamo chiuderci quando ci conviene nel nostro e dire ma noi, ma la volontà politica. Nel discorso del consigliere Bizzi l'avrà detto 50 volte. Io capisco che sia in campagna elettorale per la segreteria, però non è che se lo diciamo più volte politica sembra che ci sia di più o di meno. Quindi il tema è un po' seguire i temi legati a quello che ci dice la normativa. Se è dal 2006 che non si parla di questa cosa, forse è grave questo, come tante altre cose che abbiamo discusso in quest'Aula, che forse per abbandono, incuria, per voglia di non prendersi delle responsabilità e quindi inevitabilmente dei malumori. Perché se penso che una cosa che ci viene rinfacciata alle occorrenze è il fatto che noi non prendiamo delle decisioni, le prendiamo anche impopolari, se serve. Perché non è questo l'obiettivo. L'obiettivo non è crearsi il consenso e quindi tenere tutti buoni. L'obiettivo è cercare di fare qualcosa, ognuno con le sue sensibilità ovviamente, per migliorare le cose. Questo non vale nello specifico, vale in generale. Perché è comodo avere delle conoscenze, è comodo poter tirare un po' la giacchetta a qualcuno e cercare di congelare una situazione. Non siamo qui per questo. Ne parlo, come dire, in questo Consiglio si è tanto dibattuto del tema, non so, del quoziente Parma per alcune sensibilità, chiamiamole così, del tema dei Rom, del tema della moschea, però queste sono tematiche che vanno affrontate, che piacciano o meno. Cioè, chi amministra una città deve affrontare tutte le tematiche e cercare di trovare delle soluzioni, ovviamente in linea con quello che sono le sue sensibilità. Ma questo va fatto e tant'è, non c'è nessun accanimento, viene riconosciuto il vostro lavoro, non è questo il punto. Poi io capisco la delusione, capisco la rabbia, come dire, capisco tutto, non voglio sostituirmi a niente, però pensiamo di fare un passo avanti verso un'apertura che è necessaria. Parma è troppo congelata da sempre in tante decisioni. Questo è evidente a tutte le persone che vengono da fuori. Ma non sul sistema dei teatri, io sto parlando in generale, congelata. Perché da troppo tempo ne parlavamo, non so, le polemiche sulle antenne, basta, come dire, alzare una mano e dire no, e allora la scorsa amministrazione specialmente non parliamone che non sia mai che perdiamo due voti, mentre bisogna andare in mezzo
Si è fatto un incontro pubblico in quel caso lì, si è spiegato la differenza che inquina, come dire, che emette più un frigorifero che un'antenna. Allora queste cose vanno dette, non basta dire faccio l'articolo, mi lamento, non mi sono informato, non ho partecipato. Questo, scusatemi la divagazione generale, ma è dovuta. Quindi se prenderemo, e succederà altre volte, e la minoranza strumentalizzerà dicendo ripensate, ci riparliamo, ne torniamo in commissione, insomma l'abbiamo sentito tante volte, li capisco, ma bisogna anche fare un passo in avanti, perché poi la cosa che dispiace sempre dal mio punto di vista è l'onestà intellettuale, perché poi nei corridoi ci si sente dire, si sente che, come dire, effettivamente è un atto dovuto, la legge dice questo, effettivamente, come dire, tanti altri comuni l'hanno già fatto dello stesso colore delle persone che sono sedute qua, però ovviamente qua bisogna dire un'altra cosa. Ecco, questo penso che sia spiacevole per l'immagine che diamo, ma lo capisco. Venendo ai punti analitici, teatro dei dialetti non è nel piano delle opere triennali perché non è un'opera prioritaria di questa amministrazione. Quindi eventualmente faremo un bando per chi voglia finirlo, oppure troveremo chi voglia poi gestirlo per avere le risorse per finirlo, ma Parma non aveva bisogno di un altro teatro, ha bisogno di riempire quelli che ci sono, perché tante volte parliamo dell'auditorium che è spesso, se non quasi sempre, chiuso, del fatto che bisogna tenere il teatro del Regio più aperto, e allora non vedo cosa ci serve un altro teatro, ma per lo stato in cui è difficile anche vederci dentro qualcos'altro. Però questo per puntualizzare, così non ce lo ridiciamo un'altra volta. Il Regio, comodo consigliere Pellaccini parlare di quello che piace a lei, ma è un'abitudine vedere il taglio che interessa, ma le scorse amministrazioni del Regio hanno lasciato 9 milioni di euro di buco, quindi se quella è una bella gestione e se quello era un farsi vedere, se quello era dare un'immagine della città diversa, forse in linea con le opinioni sue, non nostre. Alcuni dissensi che sono usciti anche dalla maggioranza ci stanno nella misura in cui si rimane in una modalità di rispetto e di scambio di idee. Non più tardi di stamattina, mi spiace che non ci sia Iotti, adesso non so dove sia, che citava, no, il fatto, ma proprio dai vostri banchi, D'Alema, per citare uno di voi quantomeno, insomma di alcuni di voi, diceva che Renzi è come Virnalisi. Quindi non penso che abbia usato dei termini molto più gentili di quelli che abbiamo sentito qua, anzi poi dopo diceva che quindi dice cose vuote, non dice niente. Quindi bellissimo il dialogo c'è anche qua, perché al di là dei concetti che volete portare avanti, il dialogo c'è, ci sta bene, va bene, non è mica la corazzata Potionkin, c'è la discussione, c'è chi dice una cosa, chi dice un'altra su altri temi, anche su quelli ambientali, benissimo. Ultima cosa che mi dispiace sempre per Iotti, questa cosa dello scambio non mi è piaciuta più di tanto, cioè dire, ah beh, quindi cos'è, entrate in fondazione per poi chiedere degli scambi, va bene abbassarsi a fare delle, come dire, delle insinuazioni, però penso che quelle fossero un po' troppo basse forse. Si è detto prima che si cerca un rapporto con quelle fondazioni che forse in passato, come altre istituzioni, sono rimaste scollegate dall'amministrazione e si va in questa direzione, punto. Non c'è nient'altro, quindi di questo rendiamocene conto. Quindi, ultima cosa che aggiungo, si è parlato anche del governatore, quali progettualità sul governatore? Tra pochi giorni uscirà un bando, anche per quanto riguarda il palazzo del governatore, che non è un bando, è una manifestazione di interesse, come abbiamo fatto in altri casi, per vedere quali sono, perché diversamente rispetto alle possibilità di un'amministrazione che adesso insomma ci vogliamo dimenticare i conti, va benissimo, no? Così la memoria forse obnobila quello che è avvenuto, ma i conti sono questi e i trasferimenti dallo Stato sono questi. Quindi un bando, perché noi lo vogliamo aperto tutti i giorni, come? Vediamo chi si propone. Qual è l'apertura? Si è detto più volte, anche per altre strutture, il Ponte Nord, quando avremo l'agibilità, ricordiamocelo, no? Cosa ci vogliamo fare dentro? Bene, è l'occasione aperta pubblica di far arrivare delle manifestazioni. Poi sulla base di questo stabiliremo un bando, perché il bando va fatto, che segua, diciamo, la proposta, il tipo il tipo di utilizzo che potrà essere premiante rispetto a un nostro indirizzo. Mostre, grandi mostre tutto l'anno, qualcos'altro di aperto al pubblico, che abbia un interesse pubblico, lo scopriremo.
Questo ci tenevo a dirlo, visto che è stato citato, così mi piaceva annunciarlo direttamente in modo che se ne riparlerà sicuramente. Quindi il punto è questo. Cerchiamo anche di argomentare. Io capisco cercare di portare a casa qualcosa, ma vediamola nella direzione che è questa delibera. Cerca di inseguire un principio di legge, non vuole penalizzare nessuno, però cerchiamo di prendere lo spirito di mettersi in gioco. Solo questo. L'avete fatto per 27 anni, non penso che cambierà da, anzi l'anno prossimo, fare un bando. Grazie, scusate.